A quanto pare va di fretta. Farà male a qualcuno, ne sono certo. Sono qui davanti a voi per lanciare un monito. Vabbè, qua. Salute e pace, Malik. La tua presenza qui mi priva di entrambe. Che cosa vuoi? Al-Mualim mi ha chiesto... Ti ha chiesto di svolgere qualche compito minore nel tentativo di redimerti. Sputa il rospo. Molto bene. Ecco ciò che so. Egli traffica in esseri umani, rapisce gli abitanti di Gerusalemme e li vende come schiavi. La sua base è un magazzino situato nel Barbacane a nord. Sta preparando la spedizione di una carovana. Colpirò mentre esamina la mercanzia. Evitando i suoi uomini, uccidere Talal sarà una bazzecola. Una bazzecola? Ma sentilo, che arroganza. Abbiamo concluso? Sei soddisfatto di ciò che ho appreso? No, ma dovrà bastare. Vabbè. Che devo fa? Posso sci? Ma si è buggato! Ah, la piuma. Riposa, prepara, ti piangi in un angolo. Fa quello che fai di solito. Ma stai zitto! Ma fallo in silenzio. Avanzamento rapido, un ricordo più recente. Cioè, sta già sul cazzo sto gioco, eh. Ci durante la sua prossima ispezione. Vieni qua. Non era quello che volevo fare, però ok. Il gioco fa un po' come gli pare. Dov'è? Fuori, là dentro. Ok, che stupido. Devo accedere in altro modo. Piano piano. Si comporta così. Gerusalemme, bandiera turca. Ok. Te sei pericoloso. Quindi fa così. Egli ha trovato la forza di ergersi a difesa della nostra grande civiltà. Non vi ingannate. È per la nostra stessa esistenza che combattiamo. Il re degli infedeli vorrebbe... Rimaniamo ancora alla macelata. Vediamo di non fare la stessa fine che si è fatto con Tamir. I fuochi della guerra distruggono la terra e migliaia di vice vengono sacrificate in sua difesa. Sembra una tragedia, ma io dico che questo è un onore, morire al servizio di Dio. Ops. E adesso, schiavista, non chiamarmi così. Voglio solo aiutarli, come io sono stato aiutato un tempo. Non
Date loro grande aiuto imprigionandoli così. Aiuto! Imprigionarli? Salvatemi! Li mantengo al sicuro in preparazione del viaggio che li attende. Quale viaggio? È una vita di schiavitù. Tu non viaggio all'aldilà. È stata una follia persino condurti qui. Pensare che tu potessi vedere e comprendere. Comprendo quanto basta. Fatevi vedere. Non è proprio agito nell'ombra. Ti ha convocato qui. Non mi avete convocato voi. Sono venuto per conto mio. Oh merda, no, qua si pigliano delle ciaffate, ragazzi. Sicuro? Chi ha disserrato la porta? Chi ti ha aperto la strada? Hai forse usato la spada contro uno solo dei miei uomini? No. No. Tutto questo l'ho fatto io per te. Avanza nella luce, dunque, e ti concederò un ultimo favore. Bello. Ora sono davanti a te. Che cosa desideri? Scendete qua giù. Chiudiamo questa storia con onore. Perché far sempre ricorso alla violenza? Non posso aiutarti, assassino, perché tu non vuoi aiutare te stesso. E non posso rischiare che il mio lavoro venga minacciato. Non mi lasci scelta. Devi morire. Ops. E la vaga sensazione che moriamo per davvero, sapete? Oh, che cazzo è? Che cazzo è? Scappa, scappa! Niente! Ok. Sì, va bene, una sciabordata così, via. Una spinta! Ma no! Perché cazzo ti arrampichi? Io non ho parole, ragazzi! Sei arrampiato! Aiuto! Guardie! Aiuto! Via di mezzo! Vieni qua, brutto bastardo! Io dove fungi? A meno non siamo morti. I vostri segreti. Il mio dovere l'ho fatto, assassino. La fratellanza non è così debole da fermare la sua opera solo per lui. Quale fratellanza? Al-Mualim non è l'unico ad avere dei piani sulla Terra Santa. Questo è tutto ciò che saprai da me. Allora abbiamo finito. Chiedete perdono al vostro Dio. E ormai ti ha abbandonato da tempo. Come ha abbandonato gli uomini e le donne che ho colto tra le mie braccia. Che volete dire? Mendicanti, puttane, lebbrosi. Ti paiono adeguati come schiavi. Sono inadatti persino ai compiti più umili. No, non li ho presi per venderli, ma per salvarli. Tu invece ci uccideresti soltanto perché ti è stato chiesto. No, voi traete profitto dalla guerra, da vite perdute e spezzate. Sì, questo è ciò che credi, ignorante come sei. Hai isolato la mente. Dicono che è il meglio che la tua gente sa fare. Non cogli l'ironia di tutto questo? No, non ancora, pare. Ma lo farai. Ok. Dritti dagli assassini. Talal e Ito. Che succede? Hai in mano una spada. Assassino, uccidetelo! Non puoi scappare per sempre!
Ti prenderò! Volete venga per me? Bello, come avete spalancato la strada proprio. Mamma mia. Me la volevate sbarrare, me l'avete spalancata. C'è la scala, cazzo. C'è la scala, cazzo! C'è la scala. Mettati la pugni. Cioè, è incredibile, è incredibile. Vieni, chi c'è? Sgancia, sgancia! Non riuscirai a sfuggire. Il re inglese con la sua armata di marrani si spinge a sud, lasciandosi come ha fatto a fuggire. Ma Haldin si diride contro di lui affinché questi atti barbarici siano vendicati. Pregate che Dio. Oddio, ragazzi, che roba. Altair, è una vera gioia vederti tornare. Certo, mi sei contento. L'ho portata a termine. Talal è morto. Oh, lo so, lo so. Anzi, lo sa l'intera città! Hai dimenticato il significato della discrezione! Un bravo assassino si assicura che il suo lavoro sia notato da molti. No, un bravo assassino mantiene il controllo del suo ambiente. Possiamo discutere di dettagli quanto ti pare. Resta il fatto che ho portato a termine il compito affidatomi da Al-Mualim. Va dunque, tornatene dal vecchio. Vediamo se è stata la mia o dalla tua parte. Tu e io siamo dalla stessa parte, Malik. Avanzamento rapido, un ricordo più recente. È nostro dovere difenderla fino alla morte. Blocco di memoria 3 completato, adesso c'è tutta la parte di Acre. Sì, avanziamo a Masyaf. Per creare un diversivo, puoi uccidere qualcuno di soppiatto. Hai avuto successo, immagino. Lo schiavista è morto. Sì, ne ho ricevuto notizia. La guerra è una cosa sporca. Lavoratori e soldati scarseggiano. Uccidere quell'uomo ha salvato innumerevoli vite. Hai senza dubbio privato crociati e saraceni di ulteriori truppe. Giorni bui questi, in cui la vita viene valutata in denaro. E così poco, per giunta. Egli la vedeva diversamente. Diceva che non erano affatto schiavi, che li stava aiutando. Sai da cosa si vede se un uomo ha perso il senno? Si morde le carni? Parla con l'aria? No. Dal fatto che parla e agisce, come se non ci fosse nulla di sbagliato. Io non comprendo. Pochi ammetterebbero di operare per il male. Sempre a razionalizzare, a giustificarsi. Quindi mentiva? Io non c'ero. Non ho udito le sue parole. Ma sì, se dici il vero, credo che stesse solo giustificando le sue malefatte. Però li ho visti. Gli uomini e le donne considerati schiavi erano di genere bizzarro. Vecchi, pazzi, malati. Deboli, sì. Quale modo migliore per creare un soldato che prendere un uomo distrutto e ricostruirlo? Dargli tutto ciò che gli è stato negato e promettergli dell'altro. Sembra molto laborioso. Lo è, ma in cambio si ottiene la lealtà. Avendo conosciuto la disperazione, tradire il suo salvatore sarebbe un abominio per quell'uomo. Teoria interessante. Visto? Ho ancora molto da insegnarti. Tutti tradiscono, gli altri se stessi. Impara a fendere il velo e capirai che niente è reale. Vai, è tempo di proseguire il tuo lavoro. Hai riottenuto un altro rango e un altro pezzo dell'equipaggiamento. Parleremo di nuovo quando il prossimo sarà caduto. Che mi hai consegnato? E pugnali da lancio, buoni.
Ok. Niente addestramento stavolta, buono.